Oggi vi andrò a parlare di profumi da uomo e da donna da evitare di comprare o da non ricomprare nel caso li avessi già acquistati. E tutti i motivi che elencherò sono per problemi di persistenza, per alternative migliori, per qualità-prezzo migliore, quindi se in questo elenco c'è qualche profumo che voi amate particolarmente, che magari è il vostro signature, non vi offendete assolutamente, non sto obbligando nessuno a non comprare profumi, è soltanto un video informativo su quale può essere la scelta migliore. Come primo profumo che vi sconsiglio partirei da Jean Paul Gaultier Ultra Male. È un profumo che riprende il DNA di Jean Paul Gaultier Le Male, soltanto che lo addolcisce troppo. Ci sono queste note di vaniglia, di pera, troppo maldosate, secondo me anche un po' stucchevoli, anche tanto stucchevoli. Anche quando l'ho indossato, la gente addirittura lo scambiava per un profumo da donna, quindi non è neanche tanto definibile da uomo al 100%, ma può essere anche unisex perché alcune volte l'ho spruzzato anche su delle ragazze, quindi non è sicuramente un profumo che andrei a comprare. L'unico pregio di questo profumo è la persistenza, perché stiamo sulle 6-7 ore. Quindi vi sconsiglio di comprare Ultra Male, ma vi consiglio di comprare o il classico Le Male oppure il Jean Paul Gaultier Aviator, che è uscito da poco. Andando avanti troviamo Armani God Profumo. Ne ho già parlato in precedenza di questo profumo. Se volete andate a vedere il video precedente dei 6 migliori profumi d'appuntamento, dove ne parlo. È un profumo che stiamo più o meno come Jean Paul Gaultier Ultra Male, è un profumo un pochino troppo dolce. All'interno troviamo tanta tanta fava tonka, pelle, cuoio, cardamomo, noce moscata, però secondo me sono leggermente maldosate. Come ho detto nell'altro video, non è un brutto profumo, però secondo me è maldosato. E l'alternativa migliore secondo me a questo è Armani God Absolu, che è secondo me molto più bilanciato. Andando avanti troviamo Acqua Purom Atlantique. Questo secondo me è uno dei peggiori della serie Acqua. Che vuol dire? Nello spot per esempio fanno vedere un uomo che nuota nel mare, quindi magari uno si aspetta l'essenza marina. Invece Atlantique secondo me è troppo aromatizzato, troppo troppo aromatizzato. E invece di Atlantic consiglio più Purom, che sarebbe quello classico, Aquamarine e Aquamara, che sono tutti e tre con buone performance. Quello più duraturo di tutti è Aquamara. Andando avanti troviamo il brand di Yves Saint Laurent. Di Yves Saint Laurent non consiglio l'Y o il Y se lo si vuole pronunciare in inglese, in particolare la versione Eau de Toilette e la versione Y Live. Secondo me la versione migliore è la Y Eau de Parfum per proiezione, persistenza, complimenti e bontà del profumo. E, per quanto riguarda l'Eau de Toilette non lo consiglio per una questione di persistenza, non dura tantissimo sulla pelle, stiamo sulle 3 ore, 4 ore. La Y Live secondo me è una versione che potevano benissimo evitare, quindi la versione migliore è la Y Eau de Parfum. Un altro profumo che vi sconsiglio da uomo è Thierry Mugler Angel for Men. In realtà quello classico, quello che vi metto sovraimpressione sul video, perché gli altri non l'ho provati, tipo Pura Vanno o cose e perché gli altri non l'ho provati tipo Pura Vanno o altri. Questo che conosco ve lo sconsiglio perché secondo me è troppo particolare come fragranza, è troppo strana, cioè non è quel particolare buono, interessante, è un particolare che sinceramente a me non mi ha mai convinto. E fidatevi, ho fatto un sacco di tentativi nel sentirlo per capirlo, però secondo me non è un profumo ben fatto. Thierry Mugler Angel for Men. Un altro profumo che vi sconsiglio di comprare è Dolce & Gabbana Light Blue Classico Eau de Toilette. Vi consiglio molto ma molto di più lo Intense, perché è il Dolce & Gabbana Light Blue Classico più longevo, un pochino più agrumato e più pungente, quindi mi consiglio più lo Intense del Dolce & Gabbana classico. Il penultimo profumo che vi sconsiglio da uomo è Tiffany for Him. È un profumo che mi ha deluso da subito perché è uno scopiazzamento tra Valentino Born in Rome e Roma Amor di Laura Biagiotti.
bocciato assolutamente. Non ha personalità, non ha carattere, non ha novità, quindi bocciato al 100%. E l'ultimo che vi sconsiglio fortemente è Nautica Voyage. È un profumo che ho acquistato anche di recente perché c'era un'offerta online. L'ho reso perché è un Invictus più sintetico, più chimico, anche fastidioso. Non lo consiglio assolutamente. Addirittura mi stava anche venendo mal di testa per quanto era chimico e sintetico. Non è un profumo assolutamente che consiglio, aggiungendoci 10 o 15 euro in più vi fate un profumo come si deve, molto più buono e molto meno sintetico. Per quanto riguarda i profumi da donna, è raro che non mi ne piaccia qualcuno perché sono abbastanza buoni e soltanto qualcuno, quelli che vi andrò a elencare, secondo me peccano in qualche cosa. Come primo profumo che vi sconsiglio, Black Opium di Yves Saint Laurent. È un profumo secondo me mal dosato, anzi mal mixato, perché troviamo liquirizia, caffè, noce moscata, secondo me tutte note che non si mischiano bene tra loro. Addirittura lo trovo a mio parere nauseante, quindi sinceramente preferisco più Opium di Yves Saint Laurent al posto di Black Opium. Quindi se dovete andare su la serie Opium vi consiglio il classico. Andando avanti troviamo Sì di Giorgio Armani, non ve lo consiglio perché pecca di performance. Il profumo in sé per sé è buono, però pecca di performance, quindi più di 3-4 ore sulla pelle non dura. Invece di Sì di Giorgio Armani vi consiglio Sì Passione e Sì Fiori, quindi queste sono buone alternative a Sì Classico di Giorgio Armani. Il penultimo profumo che vi sconsiglio da donna è Elisab Girl of Now. In realtà sappiate che a me Elisab piace tantissimo, l'eau de parfum di Elisab è qualcosa di magico, è veramente buonissimo, tra i miei preferiti da donna. Però Girl of Now all'interno c'è quella nota mandorlata che a me non mi va nessuno giù, quindi è un profumo troppo, secondo me, stucchevole. C'è questa mandorla che non sparisce mai dal profumo dall'inizio alla fine. Vi consiglio più le altre Elisab, quindi l'eau de parfum o altre versioni. L'ultimo profumo che vi sconsiglio da donna è Tiffany Forever. È un profumo che secondo me non ha novità, non ha carattere, ce ne sono molto migliori in commercio rispetto a Tiffany. Mi dispiace per la marca di Tiffany perché in realtà mi aspettavo molto di più. Spero che in futuro farà dei profumi abbastanza originali e innovativi. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, spero che i miei consigli sui profumi possano darvi una mano a decidere quale comprare e noi ci rivediamo al prossimo video.